Quante volte capita di montare un filtro ND e accorgersi durante le riprese che con le impostazioni non riusciamo a bilanciare bene la luce e dobbiamo quindi tornare alla borsa, prendere l'ND corretto, staccarlo, sostituirlo con l'ND scelto nuovamente? Ecco, con gli ND variabili questo non succede e adesso vi faccio scoprire gli ND di Kent Faith. E visto che ho due matrimoni in cui devo fare l'operatore di camera, qual è il modo migliore se non questo per andare a testare i filtri di KF Concert? Questi sono gli ND variabili che, come vedete, se ruoto la ghiera varia l'oscurità della lente. È un ND variabile 232 che promette di non avere la ombra AX tipica dei filtri economici. Quindi con il filtro montato sulla lente, senza andare a sostituirlo perché ho bisogno di un ND diverso, vado direttamente a variarlo durante le riprese. Vengono spediti con corriere internazionale se lo acquistate direttamente dal sito di Kent Faith e arrivano in una scatola ben imballata. Inoltre, se utilizzate il codice sconto Simone sullo store di kentfaith.it, potete avere il 18% di sconto su tutto il catalogo, compresi questi filtri. Qui abbiamo la confezione che tiene i filtri, qui all'interno è rigida in plastica e qui all'interno della scatolina c'è anche un fogliettino con lo stemma, molto carino, e all'interno ci sono anche queste. Sono praticamente dei fazzoletti di microfibra che servono per pulire la lente. Sono sottovuoto, confezionati senza aria in modo da non avere la polvere e una volta che vengono aperti si sa che non c'è polvere all'interno di questi pannetti di microfibra. La confezione in plastica con scritto Seen the Unseen con un pulsantino che ne apre il contenuto. E il filtro vero e proprio è all'interno di una confezione ermetica che ne garantisce la qualità, la certificazione. Nuovo in tonso. E come potete vedere adesso funziona da ND variabile. Per far vedere quant'è la gradazione dell'ND c'è questo pallino con gli step su cui andare a posizionare il proprio ND variabile da ND32 a ND2. Come qualità devo dire che è ottima, si sente che è un bel metallo resistente, la ghiera scorre uniformemente senza scatti, senza frizioni. Molto molto buono, la lente anche è buona, non dovrebbe esserci l'effetto X dei filtri ND variabili di scarsa qualità, ma non ci sono solo punti a favore per questo filtro ND, c'è anche un difetto che vi devo dire. Innanzitutto, se io vado a installare il filtro ND in questo modo, avrò quindi il pregio di avere il filtro variabile, ma il filtro non ha uno spessore della ghiera esterna idoneo per agganciare saldamente il tappo. Se vedete bene, qui il tappo va a poggiare sopra alla lente e non c'è un bordo adeguato per agganciare il tappo. Quindi io quando utilizzavo il filtro variabile non potevo mettere il tappo alla lente. Inoltre, neanche il paraluce si può agganciare. Non c'è la possibilità di agganciare il paraluce perché praticamente la ghiera esterna del filtro è grande, esce fuori dal bordo della lente della Tamron e quindi non ci posso agganciare il paraluce. Se io tolgo il filtro ND e metto prima il paraluce, in questo modo il filtro variabile non è possibile agganciarlo perché il paraluce ne impedisce l'avvitamento. Questo è uno dei difetti che ho riscontrato. Se te vuoi fare a meno di tappo e paraluce quando monti il filtro ND, devo dire che non ho riscontrato altri problemi.
L'ND variabile è fondamentale quando si deve realizzare dei contenuti veloci, non c'è il tempo di cambiare ND in corsa. Ogni volta dovevo sostituirlo, dovevo andare a prendere il filtro nello zaino e sostituirlo. Invece con questo ND variabile ho la possibilità di continuare a lavorare e andare a variare il grado della oscurità sull'obiettivo. Venerdì e sabato ho due matrimoni e andiamo a utilizzare il filtro ND variabile 2.32 per queste occasioni. E per essere più veloce nei cambi di impostazioni, il giorno prima del matrimonio mi setto tutti i parametri utilizzando i preset della Sony Alpha, in modo che abbia tutte le impostazioni pronte per quanto riguarda tutte le casistiche che mi ritrovo ad affrontare durante il matrimonio. Per preset intendo questi comandi rapidi che riprendono le impostazioni che avevo salvato in precedenza. In questo modo posso switchare velocemente da una tipologia di ripresa ad un'altra. Se sei curioso di sapere maggiori informazioni sull'utilizzo della Sony Alpha 7.4 e delle sue impostazioni, fammelo sapere nei commenti. E queste sono le impostazioni che ho usato per questo matrimonio. PP7, che è un S-Log 3 di Sony, ISO 3002, 4000 Kelvin di bilanciamento del bianco, 25 fps, un cinquantesimo e doppio backup sulla scheda. E oltre alle impostazioni di ripresa salvate nei preset, avrò maggior libertà e versatilità durante le riprese grazie all'ND variabile. Eccoci ritornati a servizi conclusi. Adesso andiamo a vedere le riprese che ho fatto e dove ho utilizzato i filtri ND variabili di Ken Fate. Ecco che qui abbiamo parte del girato e, visto che è stato girato in log, come vedete le riprese sono molto desaturate perché questo è un S-Log 3 di Sony. Visto che c'è il log, ve lo setto direttamente con una LUT di conversione Sony, così da vederla già colorata. Adesso vediamo due riprese in cui è stato fondamentale avere il filtro ND variabile sopra alla camera. Si tratta dell'uscita dalla chiesa degli sposi. In questo caso l'ND era aperto, era chiaro, in modo da avere una buona esposizione dentro la chiesa. Nel solito momento sono uscito e la ripresa sarebbe stata molto chiara, quindi dovendo utilizzare i 100 fps e portando la shutter ad un 200esimo, ho usato anche il filtro ND per scurire ulteriormente la scena e garantire una buona esposizione quando è uscita la sposa fuori dalla chiesa. Se non avessi avuto l'ND variabile, avrei rischiato che, una volta uscito dalla chiesa, non avrei avuto le giuste impostazioni per bilanciare bene l'esposizione degli sposi all'uscita dalla chiesa e avrei bruciato tutto il girato dell'uscita. Questo momento è uno dei più importanti, quindi avere tutte le impostazioni e gli ND variabili già montati sulla camera per esporre bene la scena è fondamentale per evitare di bruciare tutti i bianchi all'uscita dalla chiesa. Adesso farò un test utilizzando la telecamera e andando a fare un breve filmato di questo foglio bianco con la confezione del filtro e utilizzerò la ripresa sia senza filtro che con il filtro e andiamo a vedere come influenza la colorazione della ripresa il filtro ND. Vediamo se prevalgono i verdi o altre tonalità in questo filtro di Ken Fate. Andiamo quindi a registrare una breve clip. In questo caso avremo la ripresa senza il filtro ND montato con le stesse impostazioni. Ecco qua, ho montato il filtro, l'ho imposto al minimo, in questo caso l'ho messo ND2 e andiamo quindi a fare una nuova ripresa. Facciamo un'altra piccola ripresa con il filtro montato.
Da come puoi notare in questa immagine, il filtro tende a ingiallire la ripresa. La ripresa a destra, con il filtro montato, è più tendente al marrone. Quindi quando si monta il filtro è necessario fare nuovamente il bilanciamento del bianco. Questa è la ripresa nuova fatta col bilanciamento del bianco nuovo. Ho potuto acquistare questo filtro ND direttamente sul loro shop kentfate.it con il 18% di sconto. Infatti, se utilizzate il codice Simone potete avere il 18% di sconto su tutto il catalogo online di kentfate.it. Quindi se vi serve filtri ND variabili, filtri CPL anche per i droni o altra attrezzatura, trovate tutto sul link in descrizione con il codice promozionale Simone. Quindi tutto sommato l'esperienza con questo filtro è stata positiva. Se hai interesse nel filtro o in altri prodotti, trovi tutti i link di tuo interesse nella descrizione di questo video. Se infine i contenuti che pubblico ti piacciono, allora iscriviti al canale per rimanere aggiornato sui contenuti che pubblico. Noi ci vediamo nel prossimo video.